Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati. Iniziamo questo venerdì pregando insieme con il cuore che è tutto rivolto al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene, ieri abbiamo letto le istruzioni di Gesù che manda gli apostoli in missione. Ricordo questa espressione molto importante: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco, e poi oggi, nel Vangelo di oggi, un po' Gesù dice che cosa succederà ai suoi apostoli durante la missione. A che cosa andranno incontro? Ascoltiamo dalla voce di Donatella. E Donatella, devi accendere il microfono. Okay. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È il Vangelo delle persecuzioni. E queste persecuzioni sono quello che Gesù stesso ha vissuto. Praticamente Gesù dice ai suoi apostoli: voi vivrete quello che io ho vissuto. Proprio come se dicesse: voi sarete me, io vivrò in voi. E quindi alla fine, siccome la causa di tutto quello che succederà sarà Gesù, ecco, a causa sua anche ci sarà la vittoria. Pur in mezzo a persecuzioni e a lotte, pur in mezzo a situazioni nelle quali sembra che il bene sia stato sconfitto, come quando Gesù sarà crocifisso, in realtà si parteciperà alla vittoria dell'agnello. L'agnello è vittorioso. L'inizio di questo Vangelo è infatti proprio così: vi mando come pecore in mezzo a lupi. Questa umanità, lo stile di questo mondo è lo stile dei lupi. Quindi la rapacità,
l'ego che pensa a se stesso e divora gli altri per nutrire se stesso. Ecco, in questo mondo sorretto da queste leggi, l'agnello ha qualcosa da dire? Sì, ha qualcosa da dire perché questo mondo non conosce l'amore. L'agnello porta un messaggio, anzi una testimonianza d'amore. Quindi è necessario che queste pecore, questi agnelli mandati da Dio facciano conoscere l'amore del Padre. È essenziale. E come farà l'agnello a far conoscere l'amore del Padre in mezzo ai lupi? Potrà forse diventare a sua volta lupo per convincere i lupi? No, rimarrà agnello. Naturalmente un agnello in mezzo ai lupi che cosa farà? Sarà sbranato. È inutile. Ma lui si lascerà sbranare. Ecco, guardiamo a Gesù crocifisso. Ma in questo lasciarsi sbranare, l'amore che lui ha per i lupi, per tutti gli uomini, soprattutto quelli prigionieri del male, questo amore non viene sconfitto dall'odio e dalla violenza, ma questo amore proprio nelle situazioni di odio e di violenza si manifesta in tutta la sua onnipotenza. Guardate, ci fa paura pensare a questo. Finché lo pensiamo di Gesù, vabbè, possiamo anche accettarlo, ma pensare che noi possiamo entrare in queste situazioni e vivere quello che ha vissuto Gesù, veramente è qualcosa che ci spaventa. Però, ecco, non possiamo tagliare via questa parte di Vangelo dicendo tutte le altre le accetto, ma questa no. Ecco, qui c'è proprio il cuore del Vangelo. Ecco, dobbiamo scendere nell'umiltà e pensare che pur nella nostra nullità, fragilità, debolezza, sarà lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre a darci quell'amore che ci fa amare anche in queste situazioni. Cioè ci permetterà di essere strumenti e in questa debolezza la potenza di Dio potrà agire, potrà manifestare quanto ama l'umanità. Ecco, vorrei condividere una storia raccontata da padre Silvano Fausti quando era missionario in Mozambico, ecco, accadde in quel tempo, e dice questo padre Silvano. Dice che in Mozambico, in quegli anni, i cristiani erano perseguitati dai governativi e poi c'erano i guerriglieri antigovernativi. I guerriglieri invasero un villaggio e presero un ragazzo che era il figlio del segretario del partito e gli chiesero dov'era il segretario del partito, che lo volevano uccidere. Quel ragazzo vide passare il capo della comunità cristiana, Cipriano, un padre di 5 figli, e disse: "È lui." Teniamo presente che questo Cipriano era perseguitato dall'altro. Ebbene, allora prendono questo Cipriano e allora lui dice: "No, non sono io, è un altro." "E chi è?" gli chiedono. "Dici dov'è?" E lui domanda: "Cosa gli fate se ve lo dico?" "Lo uccidiamo." "Allora non ve lo dico." "Allora uccidiamo te." Lui ha detto: "Datemi 5 minuti che ci penso." Ha pregato 5 minuti e ha detto: "Uccidete pure me." Ecco, non
non c'è da discutere né da parlare, ma da accogliere un dono che Dio può fare dove trova cuori disponibili. Chiediamo alla Mamma Celeste che ci aiuti ad essere cristiani autentici, che non tagliano pezzi di Vangelo per tenersi tutto quello che è dolce con un po' di miele e con tranquillità. Ecco, il Vangelo è tutto intero. Il Vangelo è Gesù. Ecco, oggi ci siamo confrontati con il cuore del Vangelo. Riflettiamoci, ma io voglio essere cristiano. Io voglio portare avanti quel battesimo che senza la mia volontà ho ricevuto quando ero piccolo. Pensiamoci e non diciamo un sì tanto per dirlo, perché se diciamo sì, dobbiamo fidarci veramente di Gesù e credere che pure in queste situazioni l'amore è vincitore. Ricordiamo anche quell'episodio molto bello di Atti 5:41, quando i discepoli per la prima volta furono flagellati, ebbene, uscirono lieti di essere stati stimati degni di essere disprezzati nel nome di Gesù. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me. Che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore, misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per col tuo spirito. intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.